Bene, vedo che state dicendo che si sente, quindi ok. Buongiorno, io sono Mario Martelli, sono uno degli esperti del progetto della Delivery Unit nazionale che il Formez gestisce per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministro della Pubblica Amministrazione. E, in un altro pezzo della mia vita sono dentro insomma, lavoro alla presidenza del Consiglio dove mi occupo di analisi di impatto della regolazione e valutazione di impatto della regolazione, perché sono uno dei componenti di una cosa che si chiama Nucleo AIR, che sta dentro la presidenza del Consiglio, dentro il Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi, quindi in qualche modo sono anche una specie di punto di passaggio e di collegamento tra più parti delle amministrazioni che si occupano di questo tema, cioè della regolazione e della misurazione e della stima degli oneri amministrativi, argomento di cui mi occupo da ormai, diciamo, molti anni. Sono un economista, non sono un giurista, quindi, diciamo, l'impostazione di questa giornata, di questa sessione, che è molto condensata e molto piena di cose, cercherà appunto di farvi entrare nel merito, nella conoscenza appunto di quello che sono la regolazione, i costi della regolazione e come in qualche modo questa cosa incide su prospettive di semplificazione anche amministrativa. Il documento che le slide sono ovviamente state fatte apposta per questo incontro e sono comunque nella disponibilità del Formez, che poi gestirà all'interno dei suoi strumenti di diffusione informatica. Dal punto di vista dei testi che vi suggerisco, visto che vi state intrattenendo tutti su questi temi, diciamo, vi posso suggerire almeno due riferimenti di tipo, diciamo, normativo, che sono i riferimenti in base alla quale poi anche si fanno, i due riferimenti principali non sono i soli, ma insomma sono i due riferimenti, che in qualche modo di cui tener conto quando ci occupiamo del tema della misurazione e della stima degli oneri, anche della misurazione e stima degli oneri amministrativi, e sono: uno è il regolamento dell'AIR, dove all'interno del regolamento dell'AIR ci sono delle sezioni che toccano il tema della regolazione, ovviamente tutto, e della misurazione degli oneri amministrativi. Il regolamento dell'AIR è un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare il decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 169 del 2017. Ovviamente si trova online in qualsiasi modo ed è il riferimento, diciamo, tra virgolette, normativo su questo tema, mentre l'altro riferimento sono le linee guida, e queste sì che sono in qualche modo importanti, che sono le linee guida per l'attuazione dell'AIR, della VIR, della consultazione, quindi anche del tema della misurazione degli oneri amministrativi, che sono collegate a questo regolamento, appunto al DPCM 169-2017. E si trova all'interno di una cosa che si chiama Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'AIR, la VIR e la consultazione. È una direttiva del febbraio del 2018. Tutta questa normativa è vigente di fatto da aprile del 2018, quindi ormai stiamo per fare 4 anni di attività e di vigenza di questi strumenti normativi di riferimento. Ecco, sono i due riferimenti che vi suggerisco qualora uno voglia approfondire in maniera, diciamo, operativa e anche attuativa queste cose di cui parliamo oggi. Allora, appunto, noi oggi parleremo appunto di costi della regolazione e misurazione degli oneri amministrativi. Ci abbiamo tre sezioni. La prima sezione è una sezione di inquadramento generale di che cosa vuol dire parlare di burocrazia, semplificazione, quello che si chiama in gergo red tape, e strumenti per aggredire quello che si chiama lo stock di regolazione. E quindi adesso ci iniziamo ad entrare sui punti.
Allora, il primo punto è che ogni volta che parliamo di semplificazione, di fatto parliamo di, come si dice, snellimento o comunque ristrutturazione o comunque in qualche modo risagomatura di provvedimenti già esistenti. Cioè, ogni volta che parliamo di semplificazione non parliamo di cose, ovviamente, cioè, parliamo sempre, in ogni momento parliamo di provvedimenti. Di provvedimenti che diventeranno qualcosa di nuovo, di diverso e che in qualche modo integreranno e modificheranno i provvedimenti previgenti. Però sicuramente ogni volta che parliamo di semplificazione, Dio solo lo sa quanto si parli di semplificazione a livello nazionale, a livello regionale, cioè in qualsiasi argomento si parla di burocrazia, semplificazione e quant'altro, quando parliamo di semplificazione e di questa cosa che si chiama deregulation, che è un argomento che ovviamente va avanti da quando esistono questi temi, parliamo di snellimento di provvedimenti già esistenti, con particolare attenzione, focus su adempimenti, su quelli che sono gli adempimenti amministrativi che sono tenuti a fare i destinatari. Si decide a un certo punto che questi adempimenti amministrativi, adempimenti, cioè obbligazioni a fare cose, sono troppi, sono eccessivi, sono quello che vi pare a voi. E si decide con azioni di semplificazione di eliminare quelli che si chiamano ostacolo relazione e appunto oneri burocratici. Quindi noi ci troviamo all'interno di questa cosa, stiamo affrontando i temi della aggressione, come si dice, come dicono gli anglosassoni, dello stock of regulation, e quindi in qualche modo prendiamo di petto quello che abbiamo e cerchiamo di limitare i danni, tra virgolette, di quello che abbiamo. Ovviamente la semplificazione, come illustra questo testo di un poeta ormai di 2 secoli fa, la semplificazione ha bisogno di burocrazia, la burocrazia ha bisogno di tracce. Senza le tracce, senza la carta, tutto diventa in qualche modo labile. Questo è un pezzo di Mallarmé tratto da un testo di uno che si chiama Ferrero, documentalità perché è necessario lasciare tracce, che evidentemente diciamo, una delle basi diciamo, teoriche che in qualche modo vanno tenute conto ogni volta che parliamo di burocrazia, semplificazione e quant'altro. Burocrazia chiama carta, questa è l'idea, come ci ricorda il poeta. E quindi la burocrazia, peraltro, è in qualche modo, come vedete qua, qui c'è una definizione. Ovviamente la burocrazia è un concetto che va avanti da sempre, è stato in qualche modo studiato più di 150 anni fa, è stato iniziato a studiare in maniera strutturata. Ovviamente la burocrazia adesso ne abbiamo un'accezione completamente negativa, ma sicuramente era una struttura che limitava fondamentalmente con il potere dei bureau, era un contrappeso al potere del re. Questo qua era il tipo di considerazioni che si faceva. Nel 1770, evidentemente questo potere dei bureau, che peraltro era in qualche modo cercava di limitare, di avvicinare le persone a avere in qualche modo una disponibilità e una vicinanza rispetto a come venivano prese le decisioni, quindi diciamo la burocrazia e la realizzazione di potere dei bureau attraverso regole impersonali astratte, procedimenti e ruoli definiti una volta per tutte che in qualche modo devono cercare di dare un qualche tipo di garanzia agli utenti di questi servizi, diciamo tra virgolette burocratiche, diventava in qualche modo già da subito un indice di cose che erano nate in termini positivi perché appunto servivano a limitare il potere del re. Però poi mano a mano che si strutturavano diventavano un contropotere che in qualche modo gestiva e veniva connotato da una serie di caratteristiche negative che sono quelle che in qualche modo verifichiamo ancora adesso, cioè rigidità, lentezza, incapacità di adattamento, inefficienza, il famoso burocratese, cioè una lingua, come diceva Manzoni, latinorum, mancanza di stimoli, una deresponsabilizzazione e una tendenza soprattutto attraverso, cioè chi detiene questo tipo di potere è portato a esercitarlo e quindi a utilizzare questo tipo di potere, tra virgolette, burocratico su ogni minimo aspetto, come si dice, della vita quotidiana. Quindi c'è
Una burocrazia che è un argomento positivo, e poi c'è una degenerazione della burocrazia con quelli che si chiamano gli avvitamenti burocratici, quelli che gli anglosassoni chiamano l'instruction creep, che sono una condizione dell'organizzazione per cui c'è la burocrazia, c'è una regolamentazione, c'è un eccesso fatale di regolamentazione perché mano a mano cresce a dismisura il numero delle istruzioni nel corso del tempo. Per non andare troppo lontano, nessuno mai, malgrado tutto quello che avete potuto leggere, sentire e fare le intemerate sui giornali, ogni tanto succede che vi dicono che in Italia ci sono 100.000 leggi, 200.000 leggi, 500.000 regolamenti. La verità vera è che nessuno nel nostro paese ha idea di quante sono le norme che costituiscono appunto quello che si dice lo stock della regolazione. Ci sono state attività anche estemporanee per, diciamo, limitare questo che si chiama, questa crescita del numero di istruzioni nel corso del tempo, quindi ci sono state sicuramente attività di semplificazione, codificazione, testi unici, fino ad arrivare al taglialeggi e altre cose simili, il rogo delle leggi bruciate per dare un senso dell'idea di quelle che erano le leggi che in qualche modo venivano abrogate perché in qualche modo non più adatte al tempo presente. Ma sicuramente c'è quest'idea che questo eccesso di regolamentazione e questo eccesso di normazione rende queste stesse istruzioni inservibili, queste stesse informazioni diventano talmente tante, talmente impraticabili da essere inservibili per quelle che le devono utilizzare, che sono i destinatari, no? Diretti e indiretti di queste norme che vengono fatte. Ma perfino per la stessa amministrazione che le deve implementare, perché più delle volte lo guardiamo in questi giorni, anche solo in questi momenti, cioè non voglio parlare di cose della presidenza o di strumenti normativi che sono in corso e che li tocchiamo tutti in questi giorni, in queste settimane, soprattutto in questi ultimi 2 anni, ma abbiamo un avvicendarsi e un affastellarsi di normative che se non altro rende molto impegnativo anche per gli stessi addetti ai lavori capire di che cosa stiamo parlando, no? E di che cosa, quali sono, guarda caso, quali sono gli impatti, quali sono i costi, quali sono le conseguenze, gli effetti di tutto il profluvio di argomenti legati a produzione di norme che anche solo vediamo in questi ultimi tempi. La burocrazia in qualche modo appunto porta a creazione di norme e procedure che per la loro, come si dice, sovrapposizione e complicazione divengono appunto incomprensibili, inconoscibili e comunque malinterpretabili, no? E questa è quella che diciamo, gli esperti che trattano questi argomenti, categoria in cui rientro pure io, visto che me ne occupo da molto tempo, insieme con immagino con molti di voi, è che andiamo chiaramente verso quella che si chiama non la good regulation, la better regulation, come la chiama l'OCSE, ma andiamo verso quella che è una bad regulation, cioè una troppa normazione correlata alla realtà e basata su una credenza in qualche modo erronea da parte di legislatori che non fanno altro che produrre cose che si affastellano e che si sommano alle cose già esistenti e che tutti leggano tutti o che tutti comprendano tutti e anche dal punto di vista, questa è una conseguenza anche politica, o che tutti siano disponibili ad accettare tutto. Allora, questo che vi ho citato che sta in questa slide è una cosa interessante perché è una sentenza della Corte Costituzionale ormai di più di 30 anni fa, relatore Renato Dell'Andro, presidente della Corte Saia, la 364 dell'88, per un paese, diciamo come l'Italia, che è, diciamo, la patria del diritto, insomma, dove tutti sono in qualche modo portati a fare, considerazioni sulle norme, tutti si dichiarano esperti di norme, addirittura tutti quanti sono esperti di norme ordinarie, impatti delle norme, sono tutti costituzionalisti, soprattutto dal 2005, da quando esiste Facebook e tutti i social network, tutti hanno da dire la loro sulle norme. Questa sentenza dell'88, di cui vi cito l'ultimo estratto,
dove termina con un'affermazione che ha del clamoroso e che è in qualche modo legata proprio alla bad regulation. L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che tratti di ignoranza inevitabile. Non resta che sottolineare che spetta al legislatore stabilire se l'ignoranza evitabile della legge penale meriti un'attenuazione di pena, oppure il sistema dell'ignoranza della legge penale debba restare quello risultante a seguito di cui dichiarata parziale legittimità costituzionale dell'articolo 5 del codice penale. Qui si parlava, guarda caso, della Bucalossi, diciamo, di una norma che era andata in vigore alla fine degli anni 70 e che riguardava la regolazione nel settore edilizio, che è sempre la regolazione in tutti i paesi del mondo più complicata, più difficile, anche perché prevede l'interazione di una quantità di soggetti a interessi contrapposti molto importante, e questa norma che era andata fino alla Corte Costituzionale. A un certo punto avevano detto, guardate, c'era uno che aveva sollevato un problema su un'applicazione concreta della Bucalossi e perfino la Corte, con la sentenza dell'anno, dice, guardate, in questo caso la norma è talmente improponibile, talmente ingestibile, talmente incomprensibile, che di fatto si tratta di un'ignoranza inevitabile e quindi l'ignoranza della legge in questo caso è scusata. Perfino per il paese del diritto, perfino per il paese del latinorum, già da anni a questa parte viene fuori questo problema dell'inconoscibilità della legge, su cui sono stati tratti scritti, testi e quant'altro. Il tempo è denaro, questo è il concetto che in ogni caso ci troviamo a in qualche modo sviscerare ogni volta che parliamo di regolazione, cioè parliamo di qualche cosa che obbliga a fronte di un interesse collettivo determinate categorie che sono cittadini, imprese e pubblica amministrazione a mettere in piedi dei comportamenti così come prescritti da quello che chiameremo sempre in questa storia il regolatore. Qualsiasi comportamento e qualsiasi cosa che prevede anche la redazione di documenti a sostegno del fatto che io sto comportandomi bene come mi devo comportare, comporta un utilizzo del tempo. E quindi questo utilizzo del tempo, che è scarso per definizione, perché noi, uno degli assunti di tutta questa giornata e dei temi della qualità della regolazione, dei costi della regolazione e quant'altro, è che noi intermediamo risorse e fattori produttivi scarsi. Scarsi perché quindi non abbiamo un'illimitata disponibilità. E tra questi argomenti soggetti a scarsi, allora i fattori produttivi sono sempre terra, lavoro, capitale e capacità imprenditoriale, che tutti in qualche modo integriamo, utilizziamo e mescoliamo insieme per ottenere cose. Ok? All'interno di queste politiche pubbliche, in qualche modo disciplinano la qualità dell'intervento pubblico e il modo come deve essere fatto l'intervento pubblico, noi intermediamo risorse e questi fattori che sono di tutti. E uno degli argomenti che utilizziamo per intermediarli, che sono appunto fattori scarsi, dove in qualche modo più limitiamo il tempo che questi fattori devono essere, per i quali debba essere utilizzato il tempo disponibile di quelli che devono utilizzare il loro tempo, per esempio, per fare adempimenti burocratici, siccome questo tempo è in qualche modo il denaro, allora utilizziamo questo argomento e questo numerario, che è appunto il denaro, per dare conto di quelle che sono le stime e gli effetti delle nostre politiche di semplificazione legate alla qualità della regolazione. Perché parliamo di tagliare il nastro rosso? Quello che dicono, se voi prendete tutti i testi internazionali, tutta la letteratura sconfinata che si è sviluppata da almeno 40 anni a questa parte, da parte dell'OCSE, che è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che studia il funzionamento delle economie dei paesi a maggiore industrializzazione. Un organismo che è a Parigi e di cui fanno parte tutti i paesi più industrializzati. L'Italia fa parte dell'OCSE dal 1962. L'OCSE è una specie, per chi si ricorda che cosa sono, è una specie di Pokémon. È un'evoluzione del European Recovery Program, che era il piano Marshall del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, per il sostegno alle economie dei paesi che uscivano dalla guerra. Questo sostegno si è mano a mano mutato in un organismo. Ha dato il suo, i suoi, ha assolto i suoi compiti negli anni 50 e ancora dei fondi di questa attività di sostegno ancora sono esistenti in tutti i bilanci dei vari paesi, ivi compreso il nostro.
Ma dall'inizio degli anni 60 ha iniziato a studiare il funzionamento dei paesi industrializzati e quali erano i fattori competitivi e non competitivi dei paesi, per il funzionamento dell'economia dei paesi più industrializzati. E tra questi paesi e tra questi fattori c'è sicuramente il nastro rosso, come dicono loro, cioè il red tape, cioè tutto il tema della regolamentazione e della burocrazia. Il nastro rosso era usato nell'amministrazione della Spagna di Carlo V ai primi del Cinquecento, nell'amministrazione spagnola era usato per legare i faldoni da discutere al Consiglio di Stato. I faldoni sono contenitori di norme, di regolazione che si affastellano nel tempo. Tagliare il nastro rosso, il cutting red tape, che è una cosa che uno sente nominare spesso, non fa altro che fare riferimento a questa attività quasi catartica. Di taglio il nastro rosso, elimino una serie di cose che non mi servono a niente, libero risorse che in qualche modo mi servono per le mie attività correnti. Quindi, evidentemente, la semplificazione deriva dal termine semplice, che è addirittura una cosa che deriva dal sanscrito, e vuol dire senza piego, senza piega, sin plac, e vuol dire in qualche modo andare dritti per la propria strada. E quindi si contrappone all'idea di molteplice, cioè piegato molte volte, e dall'idea di complesso, cioè un intreccio, per cui semplificare vuol dire dispiegare e fare quello che fanno i signori nella vignetta. Evidentemente è un termine molto antico, e quindi evidentemente è un'esigenza. Che in qualche modo è sentita da sempre, ogni volta che c'è un organismo statuale, c'è l'idea che in qualche modo gli utenti di quelle che sono le cose prodotte da questi organismi debbano essere aiutati e quindi semplificare aiuta questo tipo di cose. Vedo una domanda sull'incomprensibilità, la possibilità di errata interpretazione spesso dovute al linguaggio utilizzato per scrivere. Da tempo si parla di semplificazione anche in questo senso. A suo parere, a che punto stiamo? Stiamo molto lontani, nel senso che ovviamente stiamo lontani per argomenti. Ovviamente sono succedute nel corso degli ultimi, e qui vado a memoria, almeno negli ultimi 20-25 anni, norme per la semplificazione anche del linguaggio dei testi, aiutare e favorire la scrittura di testi più comprensibili e quant'altro. Sono norme che sono rimaste il più delle volte sulla carta perché c'è un problema di bias culturale. Quelli che lavorano alla produzione di norme sono fondamentalmente giuristi, ma su questo non voglio dire non è troppo sui giuristi, nel senso che ci sta che, tra virgolette, lavorino ovviamente giuristi sui temi di tipo normativo. Il problema è che semplificare questo linguaggio a legislazione corrente in un sistema che prevede, per esempio, e questo lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, il sistema della novella, fa sì che il sistema della novella, che fa sì che siamo tenuti e portati, io lo posso dire di non sopportare il sistema della novella, cioè il riferimento ogni volta che modifico un articolo, modifico non tutta quella norma che riguarda quell'articolo, ma faccio un'integrazione per cui si considera, insomma, conoscete perfettamente qual è l'argomento della novella, e già solo quello rende in qualche modo difficile avere dei testi coordinati. Per chi non abbia degli strumenti tecnici molto anche abbastanza sofisticati, per avere sempre un corrente adattato al momento. Oltre a questo, abbiamo un gergo che in qualche modo, malgrado una direttiva proprio della funzione pubblica di più di 20 anni fa, continua a far sì che il costume corrente di quelli che scrivono le norme continua a essere molto legato a un linguaggio che è difficile da capire. Quindi, evidentemente ci vogliono dei cambiamenti, tra virgolette, culturali riguardo soprattutto al modo di come scrivere le norme, oltre che dei cambiamenti tecnici, passare all'idea che bisogna fare dei testi unici, dei codici, ma sono molto difficili a fare perché ci sono una serie di norme che stanno a cavaliere tra settori, per cui ogni volta che tocco un argomento, poi ogni argomento si porta a catena. Una serie di altri argomenti collegati che non stanno esattamente nei temi e nelle aree di regolazione legate all'argomento di cui sto parlando. Quindi abbiamo talmente un backlog, talmente un magazzino normativo talmente pieno
che anche approcciarlo con gli stessi strumenti previsti da quel magazzino normativo, malgrado che si sono fatte delle norme non particolarmente vigilanti, tant'è che rimangono, sono delle indicazioni per quelli che fanno la produzione di norme per gli uffici normativi, gli uffici legislativi, che sono di fatto inapplicabili. Questo è, se questo può servire a dare un senso. Quindi la semplificazione vuol dire in qualche modo, e qui abbiamo un documento OCSE ormai risalente, vuol dire appunto tagliare il red tape e in qualche modo limitare gli oneri amministrativi legati ai costi di regolazione. E per oneri amministrativi parliamo di form per chiedere permessi, riempire dei formulari o fare attività di reporting e notifiche richieste dal governo in base a norme di regolazione. Vedremo che in qualche modo la semplificazione si concentra proprio su questi termini. Ovviamente questa cosa vuol dire anche reingegnerizzare i processi, no? Vedremo, insomma, con le cose di cui parliamo oggi, che in qualche modo quello che ci interessa vedere sono tutte le parti, diciamo, segmentare tutte delle procedure legate a norme in essere. Per esempio, chiedo una licenza, un permesso, vado in qualche modo, chiedere questa licenza e permesso prevede un determinato processo amministrativo che viene in qualche modo reingegnerizzato e viene ridisegnato per eliminare cose o ridurre o eliminare adempimenti e costi che in qualche modo automaticamente vedremo comportano adempimenti e costi per quegli stessi soggetti che sono chiamati a implementare quelle norme di regolazione previste dal regolatore. Quindi anche a ridisegnare processi che in qualche modo sono sottesi a quegli argomenti. Quindi questo qua è l'inquadramento generale. Adesso ci andiamo in qualche modo a concentrare, andiamo a vedere appunto ogni volta che parliamo di imprese e costi amministrativi, che cosa vuol dire misurare questi costi e misurare in qualche modo questi costi di regolazione legati a questi argomenti appunto che sono il sottostante delle politiche di semplificazione. Prima di tutto stiamo parlando di regolazione e quindi diciamo, la giornata è concentrata sui costi. Qui vedete in ogni momento, in ogni combinazione, quale che sia la norma di regolazione. Ogni volta che parliamo di norma di regolazione parliamo di qualche cosa che incide su comportamenti di appunto individui, famiglie, imprese e pubblica amministrazione. Noi facciamo entrare nel nostro ordinamento, nel nostro magazzino normativo, una norma che disciplina determinate cose a cui sono tenute ad adempiere i nostri destinatari diretti e indiretti della norma. Quindi abbiamo dei costi di regolazione, dico io per dire, adesso vedremo poi nel concreto qualche esempio, e questi costi di regolazione incidono, diventano tutti, comportano, tra virgolette, dei comportamenti al fare, al dire o al rassicurare il nostro regolatore che noi ci stiamo comportando in un certo modo. Questi costi di regolazione si chiamano costi in generale di conformità, no? Cioè, modifico per ragioni che vedremo quali sono, che ne so, disciplino il sistema delle acque minerali e il sistema delle acque minerali è fatto a fronte diciamo, l'intervento di regolazione che incide sui comportamenti di quelli che producono acque minerali, incide sui loro comportamenti e quindi incide sulle cose che loro sono tenute a fare per una ragione di ordine generale, che è quella di garantire la salubrità e la sanità delle acque che loro in qualche modo intermediano e vendono sui mercati delle acque minerali. Questa regolazione quindi comporta delle modifiche a questi comportamenti e queste modifiche si sostanziano in costi di conformità per questi soggetti, dico io per dire, quelli che producono l'acqua panna, per dire un nome qualsiasi dell'acqua che si trova sugli scaffali dei supermercati. Il produttore dell'acqua panna, qualsiasi altro produttore, è tenuto ad adempiere e a comportarsi nella produzione del suo bene in un determinato modo, e questa cosa si riflette
in una serie di costi legati agli adempimenti che questi soggetti devono sostenere, e sono costi di conformità di tre tipi di ordini: fiscali e monetari, e quindi tutto quello che presuppone trasferimenti monetari alla PA. Sto utilizzando per l'occasione quello del sistema della produzione di acqua, ma pensiamo a che cosa vuol dire, per esempio, la famosa cosa di cui parlavo prima, la regolazione di tutti i permessi a costruire. Chiediamo una SCIA, chiediamo una CILA e automaticamente presentiamo la domanda per la quale sosteniamo per primi, ovviamente, la nostra lungimirante erario pretende, insomma, ci sono dei trasferimenti monetari alla pubblica amministrazione. Questi sono costi di tipo fiscale monetario. Dopodiché dobbiamo sostenere, qui ritorno al tema dei produttori dell'acqua, costi di quelli che si chiamano compliance sostanziale. Compliance e conformità sono la stessa cosa, e quindi quelli che producono l'acqua devono modificare il loro sistema produttivo, il loro prodotto, il modo in cui presentano il prodotto in un certo modo per garantire che hanno modificato i loro sistemi produttivi per garantire questo tipo di salubrità. Poi c'è una terza categoria di costi, che sono i costi amministrativi, e sono tutta una serie di costi richiesti alle imprese per conformarsi agli obblighi informativi imposti da norme di regolazione. E quindi le imprese ovviamente tengono conto nella loro attività ordinaria di una serie di attività amministrative, per esempio tenere in ordine i propri conti, avere contezza di come funziona la loro attività economica, tenere in ordine i loro costi, i loro ricavi, produrre dei bilanci, delle informazioni che aiutano l'imprenditore. Vedremo che soprattutto questo tema degli oneri amministrativi è molto legato al sostegno concreto alle imprese, ma ci sono pure una serie di oneri amministrativi che l'amministrazione sostiene proprio perché richiesta da norme di regolazione. Evidentemente questi qua sono questi oneri amministrativi, al di fuori di quelli che le imprese sosterrebbero comunque, sono quelli che in qualche modo diventano il focus per la nostra attività di semplificazione, perché all'interno di questi oneri amministrativi inutili o eccessivi rispetto agli obiettivi di tutela degli interessi pubblici che la regolazione si prefigge, qui andremo a trovare la nostra polpa in qualche modo che comporta costi, vedremo, per questi destinatari, che in qualche modo sono quelli che andremo a aggredire nelle nostre ipotesi di semplificazione. Allora, qui faccio riferimento a una checklist proprio prodotta dall'OCSE nel 95, ormai c'ha più di 25 anni questa checklist, e sono i 10 punti, il decalogo OCSE su come si fa la qualità della regolazione. Al sesto punto del decalogo OCSE si dice: dovete verificare all'interno del vostro percorso di miglioramento della qualità della regolazione, di miglioramento della qualità delle norme, come i costi della regolazione che voi state introducendo, perché ogni volta che toccate la regolazione introducete costi di regolazione, se questi costi sono giustificati da benefici correlati a quella regolazione. Cioè, io introduco costi per il miglioramento della produzione delle acque minerali e quindi garantisco un'acqua di migliore qualità, garantisco che gli output ottenuti attraverso quell'attività produttiva sono di migliore qualità, e in qualche modo quei costi sono sostenuti dai benefici. Quei costi che vanno a certe categorie di soggetti, nel caso di specie i produttori, sono sostenuti da benefici che in qualche modo arrivano a tutta un'ampia categoria di destinatari, che in qualche modo giustificano quei costi rispetto appunto ai benefici che sono il sottostante, che sono un miglioramento della qualità delle acque, una minore morbidità, come si dice, mortalità legata all'ingestione di acque. Sto parlando di acqua, in qualche modo a noi ci sembra un argomento molto sofisticato e quasi ovvio: nella più parte del mondo l'accesso al sistema di acque, come si dice, safe water, è uno degli argomenti legati ai temi dello sviluppo economico tra i più sensibili, perché
La più parte della popolazione del mondo ha, per esempio, un accesso all'acqua molto complicato, un accesso a un'acqua pulita. E quindi, in qualche modo, vedete che da questo punto di vista, sistemi che migliorano la qualità delle acque che vengono rese fungibili per quelli che le devono consumare e che comportano quindi costi, evidentemente, un utilizzo di risorse che sono scarse per tutte, quindi anche per i governi che devono implementare, ma non solo per i governi, ma per i produttori che devono implementare, no, devono mettere in atto comportamenti che siano coerenti e congruenti con le norme che in qualche modo disciplinano la loro attività economica, quei costi sono giustificati dai benefici che arrivano quindi a tutti i consumatori di quelle acque. L'Ocse ci racconta con questo riferimento che qualsiasi costo della regolazione, ivi compresi i costi amministrativi, che come abbiamo detto prima sono i costi più in qualche modo più fissi, perché sono costi senza benefici più delle volte, sono costi per cose che l'amministrazione magari dovrebbe già sapere, ma te le continua a chiedere, che quindi implicano un utilizzo del tuo tempo. Questi costi vanno temperati dai benefici, e quindi l'Ocse ci ricorda questo, e tanto vale ricordarlo. Uno degli ultimi approcci da questo punto di vista sull'analisi dei costi della regolazione è quello che gli americani stanno studiando ormai negli ultimi 2 o 3 anni. Qui vedete una cosa che è in inglese, tratta da un testo di una signora che si chiama Cass Sunstein, che è un giurista americano che è stato a lungo segretario dell'OIRA, che è l'organismo per la qualità della regolazione del governo americano. È una persona che studia da anni il tema della qualità della regolazione. E da anni si occupa soprattutto di economia comportamentale, un giurista, ma un giurista di quelli benemeriti, che in qualche modo si occupa appunto di migliorare la qualità delle norme, e che l'ha studiato questi argomenti e che si occupa di economia comportamentale fondamentalmente, e che ha introdotto negli ultimi anni il termine sludge, che in qualche modo in un sistema, in una traduzione un po' lo sludge è qualsiasi sedimento grasso e catramoso per il quale abbiamo anche noi il nostro termine. Come ci aiuta il dizionario Treccani, lo sludge non è niente più che la morchia. La morchia è quello che rimane all'interno delle produzioni di certi prodotti industriali, di quella specie di fanghiglia che sono i byproduct di prodotti, e che il nostro Sunstein utilizza per definire tutto quello che in qualche modo è inutile all'interno di prospettive e attività di regolazione, e che in qualche modo non viene definitivamente e completamente considerato all'interno di attività di produzione di norme, che in qualche modo, soprattutto dal punto di vista del regolatore, consentono che ci siano, per esempio, come dice qua, such as paperwork burdens, una serie di attività che rendono faticosissimo conformare il proprio comportamento con i precetti previsti dalle norme. Noi, ovviamente, i temi della qualità della regolazione lo consideriamo da sempre in questa guisa, ma diciamo, proprio l'argomento più fresco è proprio il tema dello sludge, della morchia normativa, che comporta una serie di costi fondamentalmente per quelli che devono essere i destinatari di quelle norme, che in qualche modo non consentono e che rendono il più delle volte infungibili anche per capacità di non comprendere. Vedo qua che la signora Feletig mi parla giustamente fai riferimenti ai temi come si dice, della qualità del linguaggio, che è uno degli argomenti che è un portato della qualità della regolazione. Anche solo, noi abbiamo a che fare ogni volta, e Sunstein su questo è molto attento, perché appunto si occupa di economia comportamentale. Tenete conto che negli ultimi almeno tre vincitori di premio Nobel dell'economia negli ultimi 20 anni sono persone che hanno studiato questo tipo di temi, e quindi è un argomento presentissimo ogni volta che si fanno politiche pubbliche e presuppongono strumenti e norme di regolazione. Tutte sono strumenti e norme di regolazione. Questo problema dei behavioral biases e cognitive scarcity,
cioè distorsioni comportamentali e non perfetta conoscenza, comporta il fatto, è molto legata a questa morchia normativa che in qualche modo Sunstein evidenzia, almeno negli ultimi 2 o 3 anni, e che in qualche modo è molto allo studio, soprattutto nel Nord America, e per la quale presuppone delle attività di semplificazione anche a priori, cioè valutazione a priori. Vedremo, io vi ho detto che la semplificazione, soprattutto con i temi come la vediamo oggi, è una semplificazione a posteriori, ci sono norme esistenti che si semplifichino in ragione del diminuire e del cercare di limitare i costi della regolazione. Quest'idea dei costi legati alla morchia normativa è in qualche modo legata a una serie di argomenti legati a costi amministrativi. Quello che Sunstein sta dicendo è: cerchiamo di valutarle con attenzione attraverso quelli che si chiamano sludge audits, per catalogare quelli che sono appunto i costi di questa morchia normativa e decidere come ridurli. Nella slide successiva, sempre perdonatemi l'inglese, ma insomma sono documenti anche abbastanza freschi, fa 10, 11 esempi di quelle che può essere considerata la morchia burocratica e che sono argomenti legati ai micro. Diciamo a una serie di oneri burocratici che l'amministrazione, che il regolatore, una volta, e li vedete che sono tutti legati a concreti e costanti argomenti della vita quotidiana. Lui inizia con un argomento legato a oneri burocratici quasi inconsapevoli, legati alle procedure burocratiche folli che deve fare lui sta parlando del caso nordamericano, ma insomma in qualche modo è qualcosa che viene fuori pure per noi, no? Devo emigrare in un grande paese, qui lui sta parlando di quelli che emigrano dal sud dell'America centrale e America e Sud America, emigrano verso gli Stati Uniti, devono compilare o devono fare fronteggiare una quantità di oneri burocratici legati a quello che si chiama al paperwork burdens. E quindi in qualche modo questa attività rende addirittura impossibile esercitare un diritto. Ma così vediamo, no? Cioè, le procedure, chi è che di noi che non è, gli è capitato di non avere un difetto con un'automobile, un motorino, un elettrodomestico, oppure con la compagnia telefonica, su un malfunzionamento di un apparecchio informatico o telefonico. Oppure un funzionamento, riparare una tastiera del computer, oppure sottoscrivere o gestire un programma con Netflix, Disney Channel o Sky, no? Cioè, avete mai provato a che cosa vuol dire fare una procedura tutta assolutamente compatibile e confortata da norme di riferimento, per cui se vi volete in qualche modo scollegare da Sky o volete scollegarvi da quelli che vi hanno venduto fraudolentemente, utilizzando tutte le norme perfettamente esistenti, vi trovate a confrontarvi con una serie di sludge, cioè no, di morchia burocratica che rende quasi impossibile esercitare questo tipo di diritto. Oppure quello come l'esempio che utilizza lui, studenti a basso reddito che devono ricevere un finanziamento per l'università. Chiunque debba confrontarsi con l'ISEE ha bisogno di avere a che fare con qualcuno, guarda caso, con un intermediario che in qualche modo si renda tramite e che aiuti questo tipo di soggetto a esercitare un suo diritto che autonomicamente, in maniera automatica, non riesce a esercitarlo. Lui parla pure per se stesso, review an academic article for a journal. Allora, anche la revisione di un argomento per i professori può essere molto complicato perché magari uno si deve registrare, gestire, andare sul sito e compagnia cantando. Oppure i benefici, questo comunque in questi ultimi 2 anni, benefici attraverso un sistema di protezione di norme che tutelano la salute. Oppure, come usa lui, obtain a visit to a visa to visit a country in Europe. Può essere molto complicato, ovviamente i cittadini che arrivano e vengono dagli Stati Uniti sono extracomunitari, in
e quindi vengono, diciamo, in qualche modo sottoposti a norme di regolazione che generano morchia, diciamo, normativa e così via. Per tutto questo, lo strumento più fresco e quindi il tema degli oneri amministrativi, il tema degli oneri regolatori, il tema degli oneri burocratici è un tema sempre più in qualche modo sentito, percepito come importante. L'amministrazione americana, attraverso questo signore, insomma, che è un signore iper qualificato per parlare di questi argomenti. Propone degli audit che in qualche modo integrino meglio e che facciano un'attività di misurazione di questi costi a fronte di benefici utilizzando strumenti che sono disponibili dalle tecniche. Io all'inizio di questa sessione vi ho parlato non a caso del regolamento dell'AIRVIR e della relativa direttiva, perché là ci sono i termini per in qualche modo andare a vedere come i costi della regolazione che noi imponiamo adempiendo a norme di regolazione esistenti sono in qualche modo coperti da diciamo, contrapposti a benefici della regolazione. In tutto questo, e qui entriamo nel merito della tecnica che vi stiamo proponendo, c'è una cosa che va avanti, uno strumento che è proprio teso a misurare gli oneri amministrativi, che sono appunto la parte più insensata, chiamati anche oneri amministrativi, costi amministrativi, oneri informativi e oneri burocratici, che sono quei costi sostenuti dai destinatari a seguito dell'obbligo di fornire informazioni sulla loro attività alla pubblica amministrazione o a terzi. No, nel caso di specie. Perché dico esempio consumatori, le imprese sono tenute a dare informazioni ai consumatori sui prodotti che stanno rendendo disponibili a quei consumatori in ragione di norme di regolazione. E quindi in qualche modo noi ci stiamo concentrando sulla parte, diciamo, apparentemente più aggredibile di questi costi, che sono appunto il concetto di onere amministrativo sotteso al concetto di obbligo informativo. Quindi non sono solo obblighi relativi all'invio di informazioni, ma anche quelli consistenti, come si dice, nel produrre e conservare informazioni presso l'impresa, nonché tutte le attività connesse alla produzione di queste informazioni. Ok? Quindi, scusate, questo Standard Cost Model è una tecnica messa a punto dall'inizio degli anni 90 in un paese europeo che è l'Olanda, che ha messo a punto un modello che in qualche modo cercava di misurare questi oneri amministrativi connessi alle norme di regolazione, soprattutto e fondamentalmente per le imprese, per cercare di aggredire e misurare e anche cercare di capire fondamentalmente, perché questa cosa accompagnava la legge di bilancio dalla fine degli anni 90 in poi. Con questo strumento messo a punto da un funzionario del governo olandese, che poi mano a mano è pervaso perché è andato pure negli altri paesi europei, tant'è che in Italia c'è un programma di misurazione degli oneri fatto a lungo e implementato da parte della Unione Europea con la Commissione e con progetti della Commissione che vanno avanti da 15 anni a questa parte. Poi tutti gli altri paesi europei hanno utilizzato questo modello, la versione italiana di questo Standard Cost Model si chiama MOA, misurazione degli oneri amministrativi, ed è un progetto, in qualche modo un'attività che la funzione pubblica sta implementando dalla seconda metà da almeno più di 10 anni fa. E quindi in qualche modo questo che vediamo è l'attuazione in Italia di questo modello. Allora, con lo Standard Cost Model si misura un'impresa ogni volta che un lavoratore, poi fondamentalmente, cioè vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio, cioè noi abbiamo a che fare con fattori produttivi scarsi, uno dei fattori produttivi è il lavoro comporta dei costi del lavoro, un lavoratore in generale lavora un certo numero di ore all'anno, tra 1700 e 1800 ore all'anno per anno solare, tenuto conto delle feste, delle vacanze, del sabato, della domenica e quant'altro. E quindi su queste 1760 ore, evidentemente di queste 1760 ore,
svolge un'attività dentro quell'impresa, quell'impresa prende quel lavoratore per svolgere attività coerenti con la missione di quell'impresa e con l'oggetto sociale di quell'impresa. Ogni volta che noi imponiamo oneri burocratici, imponiamo in qualche modo proprio obblighi informativi a quell'impresa in base a norme di regolazione e quindi distogliamo una parte di quelle ore che il lavoratore lavorerebbe in quell'impresa per adempiere appunto obblighi informativi legati a oneri burocratici. E quindi cerchiamo di stimare quanta parte di quel tempo che il lavoratore, per questo che abbiamo cominciato dicendo che il tempo è denaro, quanta parte di quegli oneri, di quel tempo che del lavoratore che costa tot, cioè il costo lordo di quel lavoratore annuo diviso 1760 ore. E quindi ogni volta che decidiamo che per determinati adempimenti burocratici noi 50 ore l'anno le impieghiamo per quegli adempimenti burocratici, evidentemente andare a capire quali sono di quelle 50 ore la parte più insulsa che noi utilizziamo per fare quegli adempimenti è quella su cui ci concentriamo la nostra prospettiva di semplificazione. Non a caso vi parlavo delle acque minerali perché qui vedete una serie di oneri informativi e di obblighi informativi legati a e quindi a obblighi informativi che presuppongono ovviamente l'adempimento e il rispetto di norme di regolazione per le imprese che producono acque minerali. A causa di questa regolazione l'impresa sostiene costi legati agli obblighi informativi. Deve fare determinate analisi, deve produrre determinate informazioni, deve rendere queste informazioni disponibili ai consumatori e via seguitando. Allora, un possibile elenco di obblighi informativi è questo che vedete qua di lato ed è preso, diciamo, in qualche modo dalle attività del MOA, misurazione degli oneri amministrativi, così come in qualche modo rese coerenti con il sistema dello Standard Cost Model. Quindi devi fare redazione e invio di rapporti e documenti, richiesta di autorizzazione, permessi e esenzione. Abbiamo visto che quando vi richiedo autorizzazioni, permessi e esenzione, devo costruire un palazzo, sono un'impresa di costruzioni, devo ovviamente dotarmi di tutte le autorizzazioni, permessi oppure quello che mi serve per avere quella licenza per costruire quel palazzo, devo notificare le attività svolte a seconda dei settori in cui mi trovo, se devo fare domande di sussidi devo produrre determinate pezzi di carta che mi aiutano in questo tipo di produzione della domanda, devo aggiornare i piani di emergenza e sicurezza, devo cooperare con il regolatore al momento che mi trovo a subire o a sostenere ispezioni, devo comunque rendermi disponibile per dare informazioni a terzi. E quindi devo fare una serie di attività amministrative, no? Devo acquisire dimestichezza, come si dice, con gli obblighi informativi, devo recuperare informazioni, devo modificare informazioni esistenti, devo produrre informazioni ex novo, devo sostenere spese, per rispettare gli obblighi informativi. Devo effettuare riunioni interne. Vi ricordo sempre che ogni lavoratore, per norma generale, non può lavorare più di 1760 ore l'anno oltre straordinari ed è sottoposto in qualche modo a norme di regolazione giuste che in qualche modo disciplinano come debba essere in qualche modo l'interazione, perché appunto il lavoro è un argomento particolarmente tutelato. Giustamente tutelato, e quindi in qualche modo ogni volta che utilizzo i miei lavoratori nell'impresa per produrre, per adempiere attività amministrative, li distorgo, sono 1700, cioè quel monte di ore disponibili, 1760 che vengono distolte per fare questa lista che vedete qua, o per fare cose attraverso questa lista che è estensiva, non esclusiva, di tutta una serie di attività amministrativa connesse ad adempiere al tema dell'obbligo informativo. Perché misurare gli oneri burocratici? Perché generalmente sono connessi a oneri sostanziali, no?
Ho modificato la mia catena di produzione, sto per produrre le acque minerali, devo dare conto del fatto di come ho modificato questa mia catena produttiva in maniera giusta per produrre una merce, tra virgolette, che risponda a criteri di qualità per quei consumatori. E questo è l'argomento per il quale, diciamo, ci sono obblighi informativi che comportano attività amministrative. Poi sono sicuramente più facilmente identificabili, no? E sono comunque in qualche modo, anche per il nostro regolatore, per il nostro, tra virgolette, politico, sono un simbolo per antonomasia dell'eccesso di burocrazia, no? Ogni volta che elimino, diciamo, attività amministrative legate a obblighi informativi, in qualche modo elimino concretamente, soprattutto per quelli che sono i destinatari di quelle norme, le imprese, gli faccio vedere che tolgo cose che gli tolgono costi e quindi in qualche modo da questo punto di vista è positivo. Allora, come funziona questo, diciamo, in estrema sintesi, tenuto conto di quello che stiamo facendo, tenuto conto del fatto che stiamo condensando in relativamente poco tempo tutto un sistema che, diciamo, dovremmo essere un pochino, dovremmo addentrarci, ci vorrebbe più tempo pure qua per sviluppare bene, diciamo, in maniera più efficace questi argomenti, però insomma stiamo dandoci un inquadramento generale, quindi questo vale come inquadramento generale. Allora, per il nostro standard cost model, per il nostro modello MOA, abbiamo delle fasi di cose che devono essere fatte. Prima di tutto, all'interno di una norma esistente, bisogna individuare all'interno di quella norma gli obblighi informativi, classificare come si dice gli obblighi per origine, perché noi sicuramente possiamo incidere su norme che sono sicuramente di chiara origine nazionale o comunque nazionale o subnazionale. Non possiamo agire, per esempio, su un regolamento comunitario che già disciplina in maniera prescrittiva determinate cose, perché in qualche modo su quelli là abbiamo poco margine, quindi dobbiamo concentrarci ogni volta che facciamo attività di semplificazione su norme di chiara origine, in qualche modo su cui abbiamo possibilità di agire. Bisogna individuare le azioni richieste per ogni obbligo, individuare quali sono i target di imprese che in qualche modo, se io ho una norma che disciplina il settore delle acque minerali, quali sono le imprese che in qualche modo, utilizzando dati statistici, sono quelle che in qualche modo abbiamo come riferimento, sono quelle che devono adempiere quegli oneri, quelle attività amministrative. Calcolare quali sono le azioni, qual è la frequenza di ogni azione per quelle raccolte di obblighi informativi, per quelle attività dei costi amministrativi e quindi per quelle attività che in qualche modo sono quelle collegate alla individuazione di quegli obblighi informativi. Individuare dei parametri di costo per capire ogni volta che faccio quella raccolta dati e adempio quelle determinate attività, torno alla cosa di prima, modifico informazioni esistenti, recupero informazioni, correggo le informazioni a seguito delle ispezioni, garantisco la formazione esterna, interna, copio, distribuisco e conservo le informazioni e via seguitando. Quanto costa, e quindi quali sono i costi che sostengo, gestire attraverso il modello di misurazione delle interviste a quelli che sostengono in via diretta o in via indiretta quelli che sostengono quei costi, raccogliere e elaborare dei dati per standardizzare delle misure di costo e quindi calcolare dei costi totali per azione e obbligo informativo legato appunto agli obblighi informativi, così come devono essere gestiti dai vari soggetti all'interno di un'impresa X, di un'impresa standard, guarda caso, standard cost model, quindi poi ripartito per tutto l'insieme di quelle imprese, che cosa comporta un'attività standard di quei costi e quindi verificare quanto mi costa in una situazione vigente adempiere a quelle norme di regolazione. Evidentemente c'è un apporto determinante della consultazione, perché tutta questa cosa che noi facciamo come attività di semplificazione la facciamo continuamente in rapporto con le imprese che proprio materialmente sostengono queste attività.
Allora, c'è un ruolo chiave di quelli che si chiamano gli stakeholder, c'è una consultazione in tutte le fasi, c'è uno screening della normativa, una mappatura degli obblighi, aiutano per capire, ma effettivamente, cioè, appunto, ci sono talmente tante norme che io che ne so quali sono effettivamente quelle. Io spesso l'amministrazione che deve farsi delle idee su quello che vuol dire andare a semplificare il regime della siderurgia, dico io per dire, che è una delle cose che per esempio fa la Commissione europea prendendo di petto delle prospettive di semplificazione attraverso un programma specifico che si chiama REFIT, no? Valutare non solo una singola regolazione, ma tutto un sistema di regolazioni che incide per esempio sul sistema siderurgico. Ci vuole, bisogna prima di tutto raccogliere effettivamente e concretamente quali sono tutta la normativa che incide a vari livelli di governo sul sistema siderurgico e quindi ci vuole uno screening della normativa. Questo screening della normativa, paradossalmente, non lo può fare la stessa amministrazione perché l'amministrazione più delle volte non sa nemmeno quali sono le norme che in qualche modo incidono concretamente sui comportamenti di quelle imprese che rientrano tra quei destinatari che stanno all'interno di quel sistema. Dopodiché bisogna mappare quelle norme, bisogna predisporre un questionario a favore di quelle imprese che rientrano tra quelle imprese toccate da quelle norme. E bisogna dividere essenzialmente tra piccole e medie imprese e medie e grandi imprese, perché ovviamente un conto è che noi andiamo a chiedere le cose alle piccole e medie imprese, che sono il 95% delle imprese in questo paese. Ci sono circa oltre 4 milioni di imprese, oltre il 95% di queste 4 milioni di imprese sono piccole e medie imprese. La maggior parte di queste piccole e medie imprese sono microimprese, cioè imprese che hanno fino a 5 addetti all'interno di quelle imprese. E quindi ovviamente una delle cose che dobbiamo capire è che un conto andare a fare norme di regolazione, questa è per esempio una delle cose che hanno inciso o che dovrebbero aiutare molto a migliorare il processo della qualità delle norme, che un conto è che andiamo a produrre norme per micro e piccole imprese e un conto andiamo a produrre norme in generale per le medie e le grandi imprese. Le grandi imprese in Italia sono meno di qualche migliaio, cioè quelle che hanno più di 250 addetti, sono un numero molto limitato, che però hanno un numero di addetti enorme e hanno una capacità di assorbire questi costi di regolazione che è completamente diverso rispetto ai piccoli. I costi di regolazione, come ve l'ho fatto vedere in quella slide, e sono i costi di regolazione per qualsiasi tipo di impresa. Hanno una caratteristica fondamentale che sono regressivi, cioè sono fondamentalmente molto elevati per le micro e piccole imprese e relativamente sostenibili per le grandi imprese. Però il problema che c'è in Italia, ma non solo in Italia, è che in generale, no, i costi di regolazione si fanno in termini generali, astratti, vanno bene per tutti e quindi la norma che noi introduciamo, ed è un caso tipico, insomma, da sempre, no? Cioè, facciamo la riforma del sistema fiscale, anni 70, introduciamo il sistema dell'imposta sul valore aggiunto, introduciamo il sistema per la tassazione dei redditi per le imprese, non c'è differenza negli adempimenti tra il fruttarolo all'angolo e la Fiat, a quell'epoca il più grande imprenditore, la più grande impresa presente in Italia. Gli adempimenti tecnicamente, soprattutto all'inizio, sono esattamente identici, non importa quale sia la taglia dell'impresa. E evidentemente generano costi di regolazione che sono quindi molto più importanti per un piccolo e molto meno importanti per un grande. E quindi la catena del ruolo degli stakeholder, come vediamo qua, è importante per cercare di disciplinare questa cosa. Quindi qui abbiamo il processo MOA nazionale, misurazione degli oneri amministrativi visto in concreto. Si individua la norma rilevante, si stabilisce in quale ambito di competenza rientra la legislazione che genera l'obbligo di formazione e di informazione. La misurazione ovviamente si concentra come all'interno di un modello SCM MOA solo sulla categoria C, solo su norme di sicura origine nazionale o subnazionale, regionale o quant'altro. Ovviamente gli obblighi di informazione sono quindi quelli unicamente collegati alla legislazione e alla normativa nazionale, perché sono quelli su cui poi possiamo, andiamo a misurare tutti,
Misuriamo con particolare attenzione gli obblighi nascenti da norme di tipo nazionale, perché poi sono quelli che andremo concretamente a incidere attraverso la nostra attività di semplificazione. Il sistema MO è come fare uno spiedino fondamentalmente, perché la norma di tipo generale, noi abbiamo tutto il pacchetto di norme o la norma che incide sulla produzione di acque minerali, viene, tra virgolette, ridotta come uno spiedino, cioè il pezzo di carne viene suddiviso fino alle estreme, alla parte atomica, e tutti i pezzetti sono quelli che comportano, vi ricordate quello che abbiamo detto prima, il re-engineering dei processi. Tutto il processo si sostanzia nella produzione in una serie di fasi di atti amministrativi all'interno dell'impresa standard, legate a obblighi informativi legati a questa norma. È come appunto andare a ricomporre uno spiedino fatto di tutta una norma generale, tutto il pezzo deve essere, diciamo, suddiviso in tutti i vari pezzetti che lo compongono. Quindi, per la mappatura degli obblighi, abbiamo la fonte, tutta una scheda che va redatta con fonte, soggetti obbligati, obblighi informativi, quali sono l'oggetto dell'obbligo informativo, la frequenza e le eventuali connessioni con la normativa nazionale e comunitaria. La verifica della mappatura degli obblighi informativi, che viene effettuata anche attraverso progetti come quello della delivery unit della funzione pubblica, comunque la funzione pubblica l'ha fatto da anni e poi è stato fatto pure a livello regionale, viene fatta con l'amministrazione di categoria, perché l'amministrazione detiene, diciamo, il potere di regolare e, diciamo, in qualche modo intitolata a gestire quell'area di regolazione, ma viene fatta anche con le associazioni di categorie, e questa attività di mappatura degli oneri si sostanzia in un questionario di rilevazione che quindi in qualche modo contiene tutto quello che va approcciato e che va tenuto in considerazione per in qualche modo avere conto di quelli che sono tutto il nostro processo amministrativo a livello di un'impresa standard per adempiere a quegli obblighi informativi. Dopodiché si passa a una rilevazione degli oneri che avviene in maniera diretta per le imprese da 5 a 249 attraverso un campione messo su dall'Istat e gestito dall'Istat con una rilevazione diretta, e quindi con rilevazioni fatte sul campione rappresentativo. La differenza tra quella che è la MOA a livello nostro, quindi a livello italiano, e quello che è lo Standard Cost Model è che lo Standard Cost Model è fatto e per le prime volte attuato, e ancora adesso attuato in parte dal governo olandese, è che si fa con una rilevazione con un numero molto 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 ristretto di imprese indicate dalla Confindustria olandese, che è fortemente rappresentativa di quelle imprese, con 10-12 imprese assolutamente standard. Capisco quello che funziona per le 250.000 imprese che sono quelle di quel settore di riferimento in Olanda, e quindi lo Standard Cost Model, da quei comportamenti di quelle 10 imprese riguardo ai processi amministrativi e ai costi amministrativi per adempiere a quegli obblighi informativi, riesce a ricavare un'idea di costi per tutto il totale delle imprese. L'Italia, da questo punto di vista, la Presidenza del Consiglio e la Funzione Pubblica, per scelta si avvale del sistema Istat e quindi fa una rilevazione diretta su campioni rappresentativi, su un campione predisposto dall'Istat per imprese da 5 a 249 addetti, mentre invece si occupa, usa focus group, quindi esperti del settore e intermediari per imprese con meno di 5 addetti, perché in qualche modo attraverso questi intermediari riesce a raccogliere informazioni che sono da intermediari rilevanti o da esperti rilevanti, da un sistema di testimoni privilegiati che utilizza la tecnica del focus group, riesce a raccogliere informazioni che danno conto dei costi standard di quei soggetti. Per la rilevazione diretta c'è un'indagine telefonica e un'intervista diretta gestita attraverso il sistema di rilevazione Istat o equivalente, mentre invece per la rilevazione indiretta appunto c'è un expert assessment con il focus group, che appunto utilizza, diciamo, professionisti che
intermediano e hanno rapporti con le microimprese e che ti riescono a dare conto dei costi in qualche modo sostenuti concretamente per adempiere a norme di regolazione per quelle categorie di microimprese. In tutto questo, fondamentalmente, arriviamo attraverso il sistema della misurazione degli oneri amministrativi a stabilire per una determinata sezione che cosa vuol dire il costo amministrativo per gestire quella raccolta delle informazioni per quella determinata norma di regolazione, qual è il costo amministrativo complessivo che viene sostenuto a livello macro per adempiere a quell'onere amministrativo legato a quell'obbligo informativo. Evidentemente, una volta che ho sezionato fino alle estreme conseguenze tutte le attività amministrative legate ad adempiere quell'obbligo informativo previsto da quella norma, riesco a sapere quanti sono il tempo e quante sono il numero di volte all'anno che quella determinata norma comporta un'attività all'interno sempre delle famose 1760 ore del mio costo del mio lavoratore standard, quant'è il numero di volte all'anno in cui è richiesto l'adempimento dell'obbligo informativo e quindi X numero di ore e quindi stabilisco poi attraverso una serie di informazioni desunte attraverso anche il questionario e attraverso un altro strumento che è un elenco di costi standard, come un preziario di quelli che sono i costi standard per adempiere attività amministrative all'interno delle norme di regolazione. Vedremo che c'è una direttiva, addirittura la funzione pubblica ha prodotto una cosa, un DPCM aggiornato al 2020, che in qualche modo dà un preziario. Per attività amministrativa tipica stabilisce quali sono il prezzo di quell'attività amministrativa per attività fatta. Facendo questo stima quindi di prezzo di quella determinata attività amministrativa, numero di volte che questa attività viene fatta, per il numero delle imprese che viene che sono tenute a quel tipo di adempimento, riesco a ottenere il costo amministrativo totale di che cosa vuol dire adempiere quell'attività amministrativa legata a quella norma di regolazione per tutto il sistema delle imprese a livello nazionale. E quindi riesco ad avere appunto il prezzo per quantità, i costi amministrativi totali per quella attività amministrativa. Sulla base delle stime sono quindi individuate ambiti di criticità e ipotesi di riduzione e quindi redigo, come si dice, una scheda MOA che dà conto di tutti i passaggi, cioè degli obblighi informativi, quali sono le aree su cui ci siamo concentrati, quali sono come abbiamo intercettato i nostri destinatari, quali sono i criteri sulla base dei quali abbiamo desunto un campione rappresentativo, quali sono le tecniche e i modi in cui abbiamo in qualche modo diamo conto per trasparenza e per dare un'oggettività all'attività che stiamo facendo, non è che ce la stiamo più inventando, cioè prima l'attività di semplificazione si faceva a sentimento, diciamo in qualche modo con la MOA misuriamo per semplificare, cioè andiamo concretamente a vedere che cosa in qualche modo risparmiamo e quindi produciamo la scheda e produciamo poi conseguenti attività di semplificazione. E sulla base della scheda facciamo delle considerazioni sulla ridondanza o meno dell'adempimento, sulla proporzionalità, cioè su tutte le cose che in qualche modo devono in qualche modo aiutarci nel capire se stiamo affrontando veramente delle cose che sono comprimibili o no. Quindi la ridondanza dell'adempimento, la proporzionalità rispetto alla tutela dell'interesse pubblico e potremmo scoprire, come abbiamo scoperto, che molte delle norme che abbiamo fatto sono assolutamente inconferenti e in qualche modo assolutamente eccessive e non proporzionali alla tutela dell'interesse pubblico. Per quieto vivere, perché siamo sempre stati abituati a normare così, perché tanto che vuoi che sia fargli fare una cosa in più, addossiamo agli operatori, ai destinatari finali di quelle norme, quelli che le norme la devono comunque effettivamente attuare,
una serie di costi che sono costi impliciti, la famosa morchia normativa. Vediamo che questi camminano nel fango per adempiere a cose di cui poi andiamo a vedere, non gliene frega niente a nessuno, sono eccessive e abbiamo una base, diciamo, oggettiva per in qualche modo andare a capire come gestire queste cose. E quindi l'obbligo informativo è eccessivamente oneroso, la sequenza di fasi è troppo complessa e tutti questi argomenti che vedete qua. Ridurre la frequenza, unificare le scadenze, informatizzare la procedura, rendere accessibile online, sono cose che ormai da 10 anni in qualche modo sono note e sono l'esito finale di queste attività di semplificazione, in base alle quali poi fondamentalmente proprio abbiamo misurato per semplificare e quindi saremmo portati a capire che dovremmo ridurre il numero dei soggetti obbligati perché capiamo che una buona parte di quei soggetti obbligati, per esempio le microimprese, sono assolutamente inutili a collargli questi eventi, scusate, è assolutamente inutile a collargli queste obbligazioni a fare cose legate dalla regolazione perché sono cose, diciamo, inutili e che sono eccessive rispetto a quello che loro devono fare. Ridurre la frequenza annua dell'obbligo, ridurre il tempo necessario per adempiere e quindi anche a capire che l'amministrazione stessa può fare cose che in qualche modo, guarda caso, la semplificazione serve a trasferire adempimenti dal cittadino, dall'impresa alla stessa amministrazione che in qualche modo si è liberata da quegli adempimenti, ma attraverso strumenti, tra virgolette, moderni. E sto pensando per esempio al PNR dove c'è tutta un'attività fortissima di eliminazione attraverso trasmissioni telematiche, l'utilizzo dell'informatica e quant'altro. E tutto questo aiuta in qualche modo a ridurre il tempo necessario per adempiere e quindi può arrivare anche a arrivare a sopprimere obblighi informativi. Quindi, questi eventi, soprattutto questa prima stagione di questa misurazione legata a questi riferimenti che vedete qua, quindi la strategia di Lisbona, la strategia dell'Italia Oneri, soprattutto alla fine dal 2008 fino al 2012, 13, 14 e con l'esperienza delle autorità indipendenti, ha portato tra il 2007 e il 2012, e qui sto parlando della prima fase, aggressione dello stock di semplificazioni, regolazione esistente a valutare su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 settori, obblighi, oneri amministrativi, cioè legati ad adempimenti, legati a obblighi informativi presenti a norme per i settori lavori e previdenza, fisco, privacy, appalti e quant'altro, per quasi 31 miliardi di euro, dove ci sono adottate concrete misure di semplificazione con norme di semplificazione che hanno portato a risparmi per circa 9 miliardi di euro, circa il 27% di quei costi amministrativi che si sono riflessi attraverso cose che si sono fatte in meno rispetto a quelle che si facevano a normativa previgente. Questo addirittura è stato misurato. La misurazione degli oneri ha consentito di andare a verificare i processi, reingegnerizzare i processi e a stabilire che attraverso quella reingegnerizzazione dei processi, che andava a insistere su attività amministrative legate a quegli oneri, si riducevano concretamente i costi. Ok? Il riferimento per la individuazione, allora, soprattutto negli ultimi anni, evidentemente, questo lo vedete, c'è cioè una sezione apposta. La Presidenza del Consiglio produce un bilancio complessivo degli oneri introdotti e eliminati e ci sarà una sessione apposta della Delivery Unit, un webinar apposta fatto dalla dottoressa Grella su questi argomenti e sulla perché l'amministrazione produce, la Presidenza del Consiglio produce un report annuale su come si sviluppa questa riduzione degli oneri amministrativi, perché le amministrazioni sono tenute ad adempiere quindi loro stesse su questa cosa, e c'è un DPCM del 18 marzo 2020, qui avete il riferimento web, dove si capisce, dove ci sono tutte, c'è un preziario di quanto costa, in qualche modo stabilito anche tra tutte le attività fatte, quanto costa una tipica attività amministrativa fatta
fatta per adempiere a obblighi amministrativi. Quindi questo qua consente di andare a fare in qualche modo un bilancio degli oneri per settore e addirittura andare a prospettare una ipotesi di pareggio degli oneri a livello complessivo, proprio tenuto conto di questa misurazione. E ancora, gli oneri amministrativi sono un particolare tipo, quindi sono connessi, e qui abbiamo la sintesi di quello che ci siamo detti. Considerazioni conclusive, visto che manca poco. Questa misurazione degli oneri amministrativi a livello nazionale ha alcuni vantaggi, evidentemente. Il processo di semplificazione è ancorato a parametri oggettivi. Sono i costi veri e propri delle imprese che in qualche modo sono sottoposte e devono adempiere a costi legati a norme di regolazione. E questo, l'ancoraggio a parametri oggettivi, è un aiuto molto importante per quando si devono fare attività politiche di semplificazione. Le amministrazioni orientano la propria attività di semplificazione sulla base di stime e quantificano gli effetti delle misure di semplificazione. Ovviamente c'è un elevato livello di dettaglio della misurazione, quindi si aumenta soprattutto la consapevolezza. Questo, col senno di questi anni, è una delle cose più importanti. Le amministrazioni, che sono sempre state in qualche modo molto renitenti a scendere a livello dei loro dei destinatari delle norme di regolazione, aumentano. Acquisiscono, da questo punto di vista, avevano quello che si dice un bias cognitivo e non erano pienamente consapevoli circa gli oneri amministrativi. Vediamo, no? Il concetto di Sunstein, dello sludge, della morchia normativa, si vede che noi abbiamo nelle norme concretamente attuabili dei costi molto spesso occulti che la regolazione genera e di cui non abbiamo consapevolezza. Questo è il concetto della misurazione, di scendere a livello dei destinatari, aiuta molto a capire questo argomento e fornisce quindi una base concreta e informativa per interventi di riduzione. Ok? È una tecnica semplice quella della MOA, molto rapida da utilizzare rispetto a strumenti più complessi, cioè che sono più completi e meno parziali. Da questo punto di vista, io che sono uno degli esperti, uno dei componenti del nucleo AIE a livello nazionale, certamente direi, per ogni norma e regolazione sarebbe auspicabile fare una concreta e ampia e ben fatta, per le norme che merito, analisi di impatto della regolazione. Però capisco pure che con questo tipo di strumento, in qualche modo, ti dà delle risposte in qualche modo importanti e ti aiuta in qualche modo a capire la cosa. I percorsi di analisi sono trasparenti e quindi controllabili. Ciò aumenta comunque l'incentivo, come si dice, a far bene, anche perché c'è un controllo dall'esterno anche durante il processo di valutazione. Noi abbiamo coinvolto gli stakeholders famosi al momento che abbiamo fatto le rilevazioni, abbiamo misurato i costi, abbiamo misurato tutta una serie di strumenti. Questi strumenti, la MOA, che è un sottoinsieme dell'analisi di impatto, di fatto, sono strumenti in qualche modo oggettivi. Che sono assolutamente aiutano a garantire, tra virgolette, perdonatemi il parolone, aumentare il processo democratico a favore del fatto che in qualche modo la gente, le persone sanno quello che viene fatto e sono in qualche modo più consapevoli di quello che viene fatto. Produce, e questo aiuta soprattutto i rapporti con il politico, risultati percepibili e spendibili. Cioè genera un vantaggio assicurando quindi un commitment politico. Nella nostra concreta esperienza piace moltissimo questa attività di misurazione degli oneri amministrativi perché ai politici gli permette di parlare di molti soldi, di miliardi, di quanto sono odiosi gli oneri burocratici e del fatto che l'amministrazione si sta impegnando per limitare questa quantità di oneri burocratici. E quindi questo qua diventa un argomento, diciamo, importante. Ancora un minuto. Quindi
E chiudo con questa, ci sono ancora qualche slide, ma le vedete, mi pare di capire che sono già state in qualche modo postate, quindi le slide le trovate, sono ovviamente disponibili attraverso il format, domande, quesiti e quant'altro, rispondo con piacere. Il MOA, diciamo, nella concreta esperienza operativa, è un modello fortemente sussidiario, no? L'amministrazione che in qualche modo legifera dall'alto del suo seggio e in qualche modo è lontana, diventa uno strumento di sussidiarietà, cioè la misurazione degli oneri amministrativi rovescia il concetto di amministrazione lontana e remota e rende in qualche modo il regolatore, il governo più vicino a quelli che in qualche modo subiscono, tra virgolette, l'operato del governo. Addirittura il governo si mette in una condizione positiva e oggettiva per in qualche modo entrare nel merito e riparare, come si dice, i propri danni. Il resto lo trovate nelle slide che sono, insomma, siamo andati, insomma, mi dispiace, vi ho dato un sacco di informazioni, però insomma, ecco. Siamo comunque Grazie a come lei, dottor format e come Martelli. gruppo di lavoro, noi siamo Allora, ovviamente a sì, abbiamo sforato disposizione. leggermente con i tempi, ma Grazie. non è un problema. Allora, approfittiamo di questi ultimissimi minuti per eventuali domande finali, altrimenti ne approfitto per darvi qualche indicazione operativa. Alcune ve le ho date già in chat. La presentazione è già online su Eventi PA. La registrazione sarà disponibile oggi pomeriggio. Tra oggi e domani attesteremo anche le presenze su Eventi PA, quindi potrete compilare un brevissimo questionario di gradimento di questo webinar e scaricare l'attestato di iscrizione al webinar. Sempre tra oggi e domani troverete su Eventi PA anche il programma del prossimo webinar. Vi ricordo che si svolgerà mercoledì 26 gennaio, sempre in questa fascia oraria dalle 10 alle 11:30. Il webinar sarà dedicato alla consultazione per la semplificazione amministrativa. E nel webinar verranno approfonditi il legame funzionale tra consultazione e semplificazione, si individueranno i metodi impiegabili di caso in caso e si verranno presentate esperienze pratiche anche alla luce del PNRR. Va bene, allora, non mi sembra ci siano altre domande. Io ringrazio tutti voi per la partecipazione, soprattutto ringrazio il dottor Martelli per l'utilissimo e interessantissimo intervento e quindi a questo punto direi che possiamo avviarci alla conclusione. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.